i nostri prodotti arrivano in Italia, sono nuovi, unici, mai sentiti, ma soprattutto chi ha in mano i nostri prodotti ha assolutamente l'esclusiva di questo. Ciao, hai mai sentito parlare del vino di banana? Parliamo di un prodotto unico al mondo e questo, insieme ad altri prodotti altrettanto nuovi nel food and beverage, sono proprio il punto forte di un'azienda che sta crescendo molto in questo momento, proprio perché il mercato ha dimostrato di apprezzare ampiamente questi prodotti. Se sei un agente e ti rivolgi all'Oreca oppure anche a negozi specializzati, ti consiglio quindi di guardare questa video intervista, alla fine della quale darò anche le informazioni per poterti candidare. Sei un agente, venditore, un professionista della vendita? Benvenuto su tuoagente.com, dove ogni settimana intervistiamo per te le migliori aziende con cui collaborare. Iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere in anteprima tutti i video dedicati al mondo della vendita. Buongiorno a tutti, oggi sono qui con Danilo Bellavia, che è amministratore delegato di Gusto Canario. Benvenuto Danilo. Buongiorno, benvenuti a tutti voi. Allora, dunque, mi hai parlato di una realtà assolutamente interessante, che è Gusto Canario. Ci puoi spiegare per quale motivo il cliente sceglie proprio voi? La particolarità di Gusto Canario è essere un'azienda unica, perché si trova in un territorio unico dove c'è una produzione di prodotti che sono una grande novità per il mercato mondiale del food e del beverage. Le Canarie sono uniche perché si trovano assolutamente disperse in mezzo all'oceano. Noi vogliamo portare in Italia qualche cosa di nuovo che abbiamo trovato grazie alla nostra curiosità, alla nostra esperienza di italiani arrivati qui alle Canarie, e abbiamo selezionato tutta una serie di aziende e le materie prime. Ad esempio, la caratteristica di avere un tipo di lavorazione assolutamente artigianale dei prodotti, e uno dei nostri prodotti di punta è il vino di banana, che è assolutamente una novità mondiale. Il vino di banana, dico di banana perché non c'è assolutamente uva, viene prodotto da un unico produttore che si trova qui, una produzione unica al mondo di cui noi abbiamo assolutamente l'esclusiva. Quindi un prodotto nuovo in Italia che chi porterà in giro avrà appunto l'opportunità di poterlo rappresentare come unico. Con il vino di banana, le nostre marmellate sono prodotti anche questi unici al mondo, e cioè marmellate fatte ad esempio con la papaya, con il mango, con il cactus. Quindi Gusto Canario, che cosa è in fondo? È novità, qualcosa di nuovo nel mondo del food and beverage. Ok, ti ringrazio di questa risposta, ma mi hai anche raccontato che effettivamente questi vostri prodotti, che come abbiamo detto sono unici, sono anche stati apprezzati dal mercato italiano. Ci spieghi come? Gusto Canario non è un semplice importatore esportatore di prodotti, è un'idea un po' nuova, un po' diversa. Abbiamo voluto testare i nostri prodotti in particolare e in primis per il B2B, e a settembre scorso abbiamo partecipato al Cibus di Parma ed è stato un successo incredibile. Siamo stati, diciamo, eletti tra le 10 grandi novità del Cibus del 2021, in particolare per il vino di banana, appunto. La maggior parte hanno detto: finalmente in Italia qualche cosa di nuovo. Quindi diciamo che abbiamo di fronte un prodotto che, oltre ad avere dei plus senz'altro interessanti per quello che può essere un mercato che, come mi hai raccontato, è fondamentalmente saturo di prodotti, è anche un prodotto che comunque è già stato in qualche modo apprezzato da una prima clientela. Ora ti chiedo invece: quali sono le caratteristiche dal tuo punto di vista di un agente con cui potresti avviare una collaborazione? Diciamo che noi cerchiamo persone che abbiano voglia di creare una vera collaborazione con noi. Noi non forniamo esclusivamente un prodotto, tieni, vendilo, ma noi insieme alla gente vogliamo trovare quel modus operandi perfetto per poter portare i nostri prodotti. Trovare qual è la strategia giusta e anche i prodotti giusti in base al suo territorio, in base alle sue esperienze. E quello che cerchiamo noi sono agenti, professionisti del settore, che sono specializzati per lo più nel food e nel beverage, e in particolare nel settore Oreca e nel settore negozi specializzati. Agenti che abbiano un loro portafoglio, a cui presentare, a cui offrire qualche cosa di nuovo, una novità, perché i nostri prodotti sono veramente sul territorio italiano, che non solo, anche mondiale, ma qua stiamo parlando dell'Italia, assolutamente una novità. Ti
ti ringrazio della risposta. E invece con gli agenti appunto con cui intendete collaborare, in che modo li rendete forti sul mercato? Sicuramente gli agenti saranno supportati da tutto una parte commerciale che noi stiamo portando avanti ormai da un po' di mesi, che è quella del nostro brand, che lo stiamo appunto facendo conoscere attraverso i social, l'ufficio stampa, e quindi sia su B2B che per il B2C. Non solo curiamo l'aspetto B2B, quindi giornali specializzati eccetera che parlano di noi, ma anche l'aspetto B2C, perché alla fine è il cliente del nostro cliente, cioè dei vostri clienti. Abbiamo voluto anche partecipare alla fiera di Artigiani in Fiera, dove abbiamo testato i nostri prodotti. Sarà un prodotto che è stato assolutamente testato, di conseguenza un prodotto nuovo ma che è piaciuto tantissimo e quindi che ha delle potenzialità incredibili. Ci racconti quindi, o meglio racconti agli agenti che ci stanno ascoltando in questo momento, perché dovrebbero seriamente valutare questa opportunità? La nostra grande forza, e di conseguenza anche la vostra, è quella di portare sul mercato un prodotto nuovo, unico. Dall'altro lato è la nostra elasticità. Quindi sicuramente per noi è importantissimo che ci sia una crescita da entrambe le parti, crescere insieme. E soprattutto noi come azienda crediamo molto nell'incentivazione, quindi una crescita anche economica importante. Cioè i nostri collaboratori devono credere molto nel nostro progetto e noi ovviamente crederemo molto. Bene, Danilo, ti ringrazio per averci descritto una realtà così interessante come Gusto Canario. Io nel frattempo a te, così come anche agli agenti che ci stanno guardando, auguro una buona giornata e un buon lavoro. Ti ringrazio, un saluto a tutti.